Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo dei premi Nobel assegnati per la fisiologia o medicina nel 2019 a tre ricercatori: i due statunitensi Greg Semenza e William Kaelin e il britannico Peter Radcliffe. Il premio è stato assegnato per le loro scoperte su come le cellule si adattano a disponibilità differenti di ossigeno. Tutti e tre i ricercatori, tutti e tre medici, le ricerche di cui parleremo sono state oggetto di 5 pubblicazioni scientifiche pubblicate tra il 1991 e il 2001. Immaginate il nostro organismo, le nostre cellule, come una candela. Una candela ha bisogno di ossigeno per poter effettuare la combustione. Allo stesso modo le nostre cellule devono poter effettuare la combustione dei nutrienti e hanno bisogno di ossigeno per farlo. Per esattezza, l'ossigeno è l'accettore finale della catena di trasporto degli elettroni nei nostri mitocondri. La catena di trasporto degli elettroni serve per produrre ATP, che è la molecola che trasporta l'energia per le varie funzioni nelle nostre cellule, quindi è estremamente fondamentale. Se manca l'accettore finale, se manca l'ossigeno, la catena di trasporto non può funzionare. Quindi l'ossigeno, per il suo potenziale ossidativo, cioè di accettare, di ricevere elettroni, esercita appunto questa funzione che mette in moto tutta la catena di trasporto degli elettroni. I livelli di ossigeno nel nostro corpo possono variare in risposta a determinati eventi. Immaginate di fare uno sforzo fisico, anche magari una corsetta. I vostri muscoli consumeranno molto più ossigeno rispetto a quando stanno a riposo e quindi il nostro organismo, che va in carenza di ossigeno, deve in qualche modo rispondere. Pensate anche a altre cose, un piccolo taglietto, l'apnea, oppure anche quando si sale in alta quota. Cosa succede in alta quota? In alta quota diminuisce la pressione dell'aria e con essa anche la pressione parziale di ossigeno. In sostanza diminuisce la concentrazione di ossigeno nell'aria. Tanto è vero che se si sale di quota troppo in fretta, il nostro corpo può soffrirne. Il nostro organismo comunque non può permettersi di dipendere da queste variazioni per poter eseguire le sue funzioni, ma deve poterle eseguire con una certa stabilità anche al variare delle condizioni esterne. Quindi vi saranno dei meccanismi sensibili alle variazioni di ossigeno che appunto servono per effettuare una risposta con quello che si chiama un feedback negativo. Cioè vi è un qualcosa che sente la variazione e vi sarà poi un qualcosa che risponde in maniera opposta alla variazione, che si oppone a quella variazione, quindi permette di mantenere un certo equilibrio. Quali sono queste risposte? Vi è un meccanismo di risposta rapido che coinvolge il sistema nervoso. Quando siamo in condizioni di ipossia, cioè vi è una bassa concentrazione di ossigeno nel sangue, alcune cellule della carotide, cioè l'arteria che porta sangue al cervello, percepiscono una ridotta concentrazione di ossigeno e inviano questo segnale al cervello. Il cervello poi, attraverso il sistema nervoso autonomo, attua la risposta, che è praticamente quella di aumentare la frequenza respiratoria, cioè la frequenza con cui noi respiriamo. Respireremo più in fretta. Questo è quello che accade a breve termine quando facciamo una corsa, quando facciamo attività fisica in generale o quando recuperiamo da un'apnea. Se la situazione di ipossia persiste per un tempo più o meno lungo, devono subentrare dei meccanismi di regolazione a più lungo termine che permettano di fronteggiarla. Tra questi meccanismi vi sono dei meccanismi ormonali che coinvolgono i reni. I nostri reni, alcune cellule dei nostri reni, percepiscono bassi livelli di ossigeno in condizioni di ipossia e rispondono secernendo un ormone, l'eritropoietina, che va al midollo osseo. L'eritropoietina è proprio quell'ormone che stimola il midollo osseo a produrre più cellule del sangue, più globuli rossi. E i globuli rossi, come tutti sapete, sono le cellule del sangue che sono deputate al trasporto di ossigeno nel sangue, appunto, grazie all'emoglobina, perché contengono molta emoglobina. Dunque, carenza di ossigeno per lungo tempo, maggiori quantità di eritropoietina, maggiori quantità di globuli rossi e ritorno di ossigeno ai tessuti ai livelli normali. L'eritropoietina è un ormone di natura proteica. Significa che vi deve essere un gene sul DNA che codifica per questa proteina, che quando questo gene viene acceso viene prodotta eritropoietina. Sappiamo che questo gene viene acceso in presenza di bassi livelli di ossigeno.
Com'è che viene attivato il gene dell'eritropoietina in risposta a bassi livelli di ossigeno? È qui che entrano in gioco i due ricercatori Radcliffe e Semenza per tentare di rispondere a questa domanda. Radcliffe e Semenza hanno identificato una regione del DNA a cui si va a legare una proteina in presenza di bassi livelli di ossigeno che lo attiva. Una proteina che lega il DNA in regioni specifiche e va ad attivare determinati geni prende il nome di fattore di trascrizione. In questo caso, a legare il DNA è un complesso formato da due proteine, a cui è stato dato il nome di complesso HIF, da Hypoxia Inducible Factor, cioè fattore ipossia inducibile, fattore indotto in condizioni di ipossia. Suona un po' male in italiano, ma comunque questo complesso, come vi dicevo, è formato dalle due proteine HIF1α e ARNT. Queste due proteine presentano appunto nella loro struttura tridimensionale dei domini che legano il DNA, dei domini che si chiamano elica, ansa, elica, basici. Quando un dominio di una proteina è basico, cioè costituito da molti amminoacidi basici, significa che al pH che è presente nelle nostre cellule è carico positivamente. E il DNA è carico negativamente, quindi vi è questa interazione di carica che permette appunto che questi domini interagiscano con il DNA. Dovete poi pensare che ci saranno altri amminoacidi che legheranno specificamente determinate basi nel DNA che faranno sì che questo complesso si leghi a quella sequenza di DNA e vada a regolare il gene dell'eritropoietina e non a caso tutti gli altri geni. Per saperne di più su queste interazioni e sulla loro natura, vi invito a guardare il mio video sulla struttura delle proteine, Di cui vi metto il link nelle schede. Cosa molto interessante è che questo meccanismo non avviene soltanto nelle cellule del rene che producono eritropoietina, ma avviene in molti altri tessuti nel nostro organismo. Questo vuol dire che molti altri tessuti rispondono a condizioni di ipossia con meccanismi di compensazione magari ancora non del tutto noti. Tornando a noi, Se ci pensate, abbiamo visto visto che c'è questo complesso che si lega al DNA in carenza di ossigeno, ossigeno, ma non abbiamo visto perché e come. Le ipotesi a questo punto potrebbero essere varie. Questo complesso oppure le proteine che lo compongono possono essere prodotti solo in carenza di ossigeno, oppure questo complesso si lega al DNA solo in carenza di ossigeno, oppure questo complesso viene distrutto, viene degradato in presenza di livelli normali di ossigeno. Ed è proprio questa terza ipotesi ad essere quella giusta. In presenza di normali livelli di ossigeno, la proteina IF1α, cioè quella che forma questo complesso insieme ad ARNT, viene ubiquitinata, cioè ad essa viene legata una piccola molecola che si chiama ubiquitina. L'ubiquitinazione di una proteina è un'etichetta che sta a significare che quella proteina deve essere degradata. Quindi se ci sono livelli normali di ossigeno, IF1α viene degradata e non si può formare il complesso IF. Abbiamo ancora una volta spostato la questione un po' più a monte senza risolverla, perché potremmo chiederci cos'è a questo punto che va ad ubiquitinare IF1α. IF1α in presenza di livelli normali di ossigeno. E qui la risposta ce la dà il terzo ricercatore, Kaelin. Kaelin studiava, indipendentemente dai due ricercatori che vi ho nominato prima, Radcliffe e Semenza, una sindrome, la sindrome di von Hippel-Lindau, che è una sindrome ereditaria che determina una maggiore predisposizione a determinati tipi di cancro nelle famiglie che presentano l'alterazione in un gene, il gene VHL, appunto dal nome di questa sindrome. Quello che Kaelin ha visto è che il pathway della risposta all'ipossia in questi pazienti, nei pazienti di questa sindrome, è sempre attivo, cioè è come se questi pazienti fossero sempre in una costante risposta all'ipossia. Ritorna a questo punto Radcliffe, che ha scoperto che la proteina codificata dal gene VHL è responsabile proprio dell'ubiquitinazione di IF1α. Nei pazienti della sindrome di cui vi dicevo prima, in cui VHL non funziona, IF1α non viene ubiquitinata e quindi si ha una costante risposta all'ipossia. È stato visto in In particolare che in presenza di livelli normali di ossigeno, vi sono degli enzimi, delle idrossilasi, che vanno appunto ad aggiungere gruppi OH, gruppi ossidrilici, alla proteina IF1α che formava il complesso IF insieme ad ARNT. Quando questa proteina è idrossilata, essa può essere riconosciuta da VHL che la va ad ubiquitinare. Quando ciò avviene, il complesso IF non si forma perché IF1α viene ad essere degradata. In condizioni di carenza di ossigeno tutto questo non avviene. IF1α non viene idrossilata, quindi non può essere riconosciuta da VHL e quindi è libera di legarsi con ARNT.
si forma il complesso IF che nel nucleo va a legarsi a quelle regioni nel DNA che appunto vanno a regolare l'espressione di determinati geni, tra cui quello dell'eritropoietina, ma anche altri geni. Altri geni che potrebbero essere quelli coinvolti nel metabolismo cellulare, nella rimarginazione delle ferite, nel sistema immunitario. E in tante funzioni che potrebbero dipendere da livelli variabili di ossigeno. Pensate che una delle funzioni che viene stimolata in presenza di bassi livelli di ossigeno è la produzione di nuovi vasi sanguigni in un determinato distretto, quel processo che si chiama neoangiogenesi. I tumori sfruttano questo processo per vascolarizzarsi, cioè per produrre vasi sanguigni che poi porteranno ossigeno e nutrienti. Dunque, conoscere questi meccanismi non solo ha un'enorme valenza a livello della biologia di base, questi meccanismi sono ormai scritti nei libri di testo che studiano gli studenti di biologia, ma anche una valenza applicativa a livello medico. Perché può portare alla produzione di farmaci, e sono attualmente in produzione dei farmaci che in qualche modo Vanno a bloccare questo meccanismo nei tumori e quindi impediscono ai tumori di vascolarizzarsi e quindi di proliferare. Se vi va di approfondire, in info box trovate vari video sull'assegnazione di questi Nobel, oltre alle 5 pubblicazioni scientifiche che ho tentato di descrivervi. Seguitemi su Instagram, io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!